Per il secondo anno consecutivo la Cassa del Risparmio di San Miniato ha convocato i propri dipendenti alla convention aziendale a Montecatini. Anche nel 2010 la Cassa del Risparmio di San Miniato continuerà a sostenere le famiglie e le imprese. Questo incontro, infatti, è stata l'occasione per il presidente Lucia Calvosa ed il direttore generale Pier Giorgio Giuliani per fare il punto della situazione. Nonostante la crisi economica, la Cassa del Risparmio di San Miniato è stata in grado di centrare gli obiettivi strategici che si era prefissata nel piano industriale approvato alla fine del 2008, realizzando un utile netto in linea con le previsioni. Sicuramente un'occasione per tirare le fila sul 2009, un anno sicuramente importante per la banca che, seppure nelle difficoltà generali derivanti dalla crisi che ha colpito l'economia e la finanza a livello mondiale, ha dimostrato nuovo slancio e vigore. Quali sono le considerazioni del Presidente che ha guidato la svolta della banca verso nuovi traguardi? Nonostante il periodo di crisi che abbiamo attraversato e direi che stiamo ancora in una certa misura attraversando, la banca è riuscita a perseguire quegli obiettivi che si era prefissati con il piano industriale 2008-2010, mediante anche la realizzazione, devo dire, di un utile netto in linea con le previsioni del piano. Quindi abbiamo avuto un aumento sia della clientela nel segmento retail sia della clientela nel segmento corporate, e questo è testimonianza di una vivacità dell'azione commerciale e direi dell'impegno profuso da tutto il personale della rete. Questa sera senz'altro anche l'occasione per esplicitare a dipendenti e collaboratori le linee guida per il 2010. Ci può anticipare qualcosa? Quali sono i principali obiettivi della Cassa di Risparmio di San Miniato? L'obiettivo primario è senz'altro quello di continuare nella linea già tracciata, nel senso di dare attuazione piena al nostro piano industriale, naturalmente proponendoci anche di crescere, quindi di aumentare le nostre quote di mercato, sempre con particolare attenzione però verso le famiglie, verso le piccole e medie imprese del territorio, perché siamo una banca territoriale e quindi auspichiamo di favorire l'incremento e lo sviluppo dell'economia locale. È soddisfatto il direttore di questo 2009 appena concluso? Assolutamente sì. Avevamo un piano industriale ambizioso, l'abbiamo rispettato. In un momento difficile di mercati, in un momento di ristrutturazione della banca, abbiamo ottenuto dei risultati veramente, veramente importanti. La raccolta diretta è cresciuta di oltre il 12%, l'indiretta di oltre l'8%, gli impieghi di quasi il 5% e il numero dei nostri clienti sono cresciuti del 5%. Dei numeri che sono assolutamente importanti, soprattutto in una realtà come quella italiana in difficoltà, soprattutto in certi settori. L'anno scorso la presentazione di Io Leonardo, Tu Vinci, una formula davvero originale per promuovere il nome della banca e cercare nuovi clienti, un'iniziativa che ha premiato diverse persone con veri e propri regali di indiscusso valore. Ci può dare le dimensioni di questa operazione? Guardi, questa operazione nei nostri piani doveva portare 4.000 clienti e devo dire che i nostri uffici hanno lavorato veramente bene sugli indici demografici, perché è stata studiata in maniera corretta e abbiamo avuto 4.139 clienti, quindi tutte le analisi sono state completamente rispettate. Abbiamo dato fuori più di 3.000 regali e soprattutto abbiamo abbassato l'età media dei clienti della banca, che nello stock dei clienti che avevamo era di 51 anni, mentre i nuovi clienti che sono entrati hanno tutti un'età media di 38 anni. Stiamo preparando le nuove forze e i nuovi obiettivi per i prossimi anni. È importante lavorare per ringiovanire la banca. Chi lavora soltanto per ottenere degli utili lavora sul breve. Chi lavora per preparare il futuro ha una view di medio-lungo periodo e noi abbiamo quella. Durante l'incontro di Montecatini Terme è stata presentata anche la campagna commerciale 2010, Carismi e Vinci, la banca diventa fantastica, una campagna che ha raccolto obiettivi ambiziosi e idee originali per emergere nello scenario bancario, dando così maggiore visibilità al marchio Carismi. La convention è anche occasione di lancio di nuove iniziative commerciali, cosa avete in serbo per quest'anno? Quest'anno è un'iniziativa molto simpatica, si chiama Carismi e Vinci. Prende lo spunto da quella dell'anno scorso, che premiavamo i nostri clienti che ci presentavano dei nuovi clienti. Continuiamo su questa falsariga, però premiamo tutti i clienti che cominciano a lavorare di più con la nostra banca.
prendono una carta di credito, portano del denaro che era da un'altra parte, la portano presso di noi e vengono premiati. Devo dire che ci sono dei premi interessanti, dal piccolo che può essere il set da manicure, quelli elettrici, carini, che voi signori utilizzate penso abbastanza spesso, a premi importanti tipo una Mini Minor o una Fiat 500, ecco. Da inizio febbraio a fine anno tutti i nuovi e vecchi clienti della Cassa di Risparmio di San Miniato avranno numerose occasioni di scegliere premi prestigiosi in base al loro utilizzo della banca. Infatti una serie di operazioni bancarie come la sottoscrizione di prodotti di risparmio o di credito piuttosto che l'accredito dello stipendio pensione o la domiciliazione delle utenze sul conto corrente permetteranno l'accumulo di punti regalo per accedere ad un ricco catalogo premi con prodotti di alta gamma, suddiviso in 5 categorie: bambini, casa, benessere, tempo libero e tecnologia. Anche chi diventerà nuovo correntista potrà accumulare subito punti sufficienti per ricevere regali di valore. Cosa potrebbe dire a un cliente, un potenziale cliente che vi vuole scegliere però ha altre opzioni? Cosa potrebbe dire? Guardi, noi siamo sul mercato da 180 anni e anche di più e ci siamo ancora. Gli altri danno soltanto degli interessi, gli altri danno solo dei prodotti. Noi diamo tutta la nostra consulenza, diamo l'essere sul territorio e gli diamo dei premi. La differenza è che gli altri portano i guadagni a conto economico, noi li ridistribuiamo ai nostri clienti. Beh, è una bella differenza questa.